Continua la campagna di skinning mobile dell'ASL Roma 5, due camper che stanno girando negli oltre 70 comuni del territorio dell'azienda sanitaria Tiburtina per portare la prevenzione oncologica a casa dei cittadini. Come sta andando questa campagna? Ce lo dice l'infermiere Felipe Lippi Giosi. La campagna sta andando molto bene all'interno del nostro territorio. Abbiamo quindi due camper mobili che si muovono sui nostri circa 70-72 comuni che stanno portando quindi lo screening oncologico che riguarda la mammella, tumore della mammella, del colon retto e della cervice uterina. Quali sono le fasce d'età interessate? Allora, vediamo le fasce essere dai 25 ai 64 anni per quanto riguarda la cervice, dai 50 ai 74 per il colon e dai 50 ai 69 per la mammella, con una estensione fino ai 74 attraverso questo servizio. E com'è la risposta dei cittadini? Beh, abbiamo visto una grande risposta da parte del territorio. Ogni comune, dobbiamo dire, è stato molto compliante, abbiamo sempre delle lunghe file d'attesa e quindi una grande partecipazione dell'utenza. Perché è importante aderire a queste campagne di screening? Ovviamente lo screening è la parte in cui si va a intervenire prima, quindi una prevenzione, ciò che ci permette quindi di andare a scoprire l'eventualità di alcune incombenze, quindi di alcune patologie, e che in questa maniera soltanto possiamo cercare di prevenire. Ecco. Il cittadino che si rivolge a voi, quali servizi trova con questi camper? Trova dei servizi da parte dei professionisti che possono permettergli quindi di andare nei punti più vicini, più consoni a lui per quanto riguarda distanza e disponibilità, attraverso quindi la prenotazione di questi screening nei centri a lui più vicini.